successe alle 9:38 di sera, l'anno in cui Tom Tenaglia Gurney metteva al tappeto l'astrocalamaro di Rigel X9. In quello stesso istante, in più parti del mondo, nacquero 43 bambini straordinari, partoriti da donne che fino a quel momento non avevano mostrato nessun segno di gravidanza. I bambini che sopravvissero furono dati in affidamento. Fu allora che Sir Reginald R. Greaves, detto il Monocolo, scienziato di fama mondiale e ricco imprenditore, medaglia d'oro alle Olimpiadi, premio Nobel per le sue ricerche sullo sviluppo mentale degli scimpanzé, inventore del teleascensore, dei cerebrocereali croccanti e alieno spaziale, usò le sue risorse per rintracciare e adottare quanti più bambini possibile. Ne trovò soltanto 7. Nel corso di una successiva conferenza stampa, alla domanda perché avesse adottato questi bambini straordinari, Sir Reginald rispose: "Per salvare il mondo, naturalmente." E tutto il mondo si domandò, ma senza ricevere risposta, perché nessuno ebbe più notizia di Sir Reginald Hargreaves e dei 7 bambini fino a quel giorno. Il giorno in cui la Torre Eiffel impazzì. Salve terrestri e benvenuti in questo altro quando. Ut malum pluvia è l'epigrafe latina incisa sul cartiglio dell'Umbrella Academy. Significa quando il male piove. In lingua inglese, when evil rains, che suona nello stesso modo della parola rains, cioè quando il male regna. E quando il male regna o piove, che fare se non ripararsi sotto un ombrello? Metaforona! Andatevi a nascondere, vendicatori! Gerard Way, cantante dei My Chemical Romance, che dopo lo scioglimento della band sta portando avanti una carriera da solista, coltivava sin da piccolo un amore sconfinato per i fumetti e li aveva sempre letti, scritti e disegnati per il proprio diletto, intrecciando questa passione al lavoro di musicista che lo ha reso celebre. Il progetto di Umbrella Academy esisteva già in embrione quando la casa editrice Dark Horse nel 2007 decise di produrlo, affidando la parte grafica al disegnatore brasiliano Gabriel Bá. Il primo libro, La Suite dell'Apocalisse, ha un grosso successo e nel 2008 Gerard Way si aggiudica il premio Eisner come sceneggiatore. Il secondo libro, intitolato Dallas, esce nel 2009. Il terzo, Hotel Oblivion, è attualmente in fase di pubblicazione negli Stati Uniti, mentre Netflix lancia la sua serie live action dedicata all'Umbrella. 7 bambini su 43, nati apparentemente senza essere stati concepiti. Ognuno con poteri straordinari, adottati e addestrati da un eccentrico scienziato miliardario alieno. La parola X-Men sarebbe sulla punta delle labbra se Umbrella Academy non prendesse una strada tutta sua, abbastanza differente da quanto abbiamo imparato dagli altri gruppi di supereroi. Perché di supereroi si tratta, vero? Sì, ma in un'ottica narrativa abbastanza insolita. Per cominciare, il mondo di Umbrella Academy non è esattamente uguale al nostro. Sin dalla prima pagina, Gerard Way e Gabriel Bá ci mostrano un incontro di wrestling tra un atleta più o meno umano e un calamaro gigante. Ci viene detto subito che Sir Hargreaves non è un terrestre, ma un alieno che indossa una maschera. Non ci viene però spiegato come è arrivato sulla Terra e qual è il suo vero aspetto. Sappiamo che molti dei suoi lavori scientifici hanno portato gli scimpanzé a evolversi e che queste scimmie oggi vivono, lavorano e conversano tra gli esseri umani, rivestendo anche ruoli di responsabilità, come Pogo, Factotum e coscienza dell'Accademia. E non ultima, abbiamo la nascita in contemporanea di tanti bambini particolari nati da madri che nessuno aveva ingravidato e sulle cui origini nessuno farà luce. Almeno per ora. Tutto questo ci viene gettato in faccia come una manciata di coriandoli sin dalla primissima tavola e serve a farci ambientare in un universo surreale,
più che supereroistico, dove alcuni elementi straordinari sono già un dato di fatto con cui l'opinione pubblica è abituata a relazionarsi, tra extraterrestri più o meno integrati e specie animali mutate. È così che si apre il sipario su un teatrino di eventi grotteschi. Sir Hargreaves è appena morto e i bambini superstiti, ormai adulti, tornano nella magione di famiglia per celebrare il funerale. Questo è il secondo importante spunto di partenza, qualcosa di simile al Grande Freddo, dove persone cresciute insieme si ricongiungono dopo molti anni e i loro caratteri, le loro storie e relazioni e persino il loro futuro andranno emergendo da un costante confronto tra passato e presente. Certo, abbiamo anche l'archetipo del gruppo di supereroi, del quale contiamo tre tipologie: la squadra governativa, che gestisce le crisi internazionali, il gruppo di reietti che lotta per un ideale, e la famiglia. Gli studenti dell'Umbrella sono tutti fratelli e sorelle, anche se adottivi, e questo presupposto farebbe pensare all'ultima tipologia, ma non è proprio così. Poche famiglie sono disfunzionali, come gli ex ragazzi e ragazze dell'Umbrella Academy. Che diavolo ci fai qua? Pensi che puoi farti vedere tranquillamente dopo tutti questi anni? E soprattutto stavolta non ci si deve aspettare melense e riappacificazioni. Anzi, è un vero disastro quello che emerge da una narrazione allucinata, a momenti quasi da Beat Generation, dove i superpoteri diventano il pretesto per un mosaico pop che va aggiungendo nuovi pezzi a ogni arco narrativo. Dove i confini tra bene e male sono sfumati anche all'interno di quella che non si può neppure definire una squadra, ma un aggregato di freaks tenuti insieme solo da un passato comune e un'emergenza contingente. Si può riconoscere qualche punto di contatto con la Doom Patrol della DC Comics, se non fosse che qui contano le dinamiche tra i personaggi, tutti strampalati, e la loro storia personale, più delle loro avventure. Luther, Space Boy, era un bambino dalla forza erculea che voleva andare su Marte. E c'è andato, ma dopo un incidente che lo ha lasciato in fin di vita, il suo padre adottivo, per salvarlo, ha trapiantato la sua testa sul corpo di un enorme gorilla marziano. Bisogna stare attenti a quello che si desidera. Poi abbiamo Rumor. Pare, si dice, si mormora. In italiano diventa la voce. Ellison è in grado di pronunciare bugie talmente convincenti, per quanto improbabili, che l'universo ci crede e le realizza. Non so voi, ma è un potere che a me piacerebbe avere. Diciamo che è anche peggio di Scarlet Witch. Ben detto Horror. Il suo corpo era una porta dimensionale per mostri alieni. Anche il mio, a volte, credo che lo sia. Mostri che si manifestavano come tentacoli che gli uscivano dalla pancia. È morto in circostanze che non sono ancora state raccontate ed è presente solo nei flashback, ma la sua statua, ingombrante, vista la sua particolare silhouette, troneggia nel giardino dell'Accademia. Diego Kraken, invece, è il vigilante della famiglia, il solo a fare il supereroe a tempo pieno. Forse per questo è il più stronzo di tutti. Mentre numero 5, l'unico a non avere mai avuto un nome di battaglia vero e proprio, ha il potere di spostarsi nel tempo. Ma scappando di casa all'età di 10 anni, è rimasto intrappolato per 50 anni da solo in un futuro apocalittico. Lo sapevo che non dovevo scappare da casa. E da quando è riuscito a tornare, è bloccato nel corpo di un bambino. Un sessantenne prepubere. Bella fregatura. Inoltre qualcuno lo ha seguito nel tempo, lo cerca, lo perseguita e svolgerà un ruolo importante nel secondo ciclo. Klaus, detto Medium, è il rompicoglioni della famiglia.
Ricorda molto il Nathan Young della serie TV Misfits e non a caso, con effetto déjà vu, nella serie Netflix dedicata agli Umbrella il suo personaggio è affidato proprio all'attore Robert Sheehan. Ha vari poteri, tra cui quello di comunicare con i morti. Un momento, lo aveva anche Nathan. Cortocircuiti multimediali. Non avrei mai creduto di dirlo, ma mi manchi davvero, sai? Magari è il gin che parla, o la chetamina. Allora, ti va di fare quattro chiacchiere con me? Non fare il timido e ti prometto che non ti vomiterò sulla tomba. Di nuovo? Cosa hai detto? Numero 5 ha fatto cosa? E infine abbiamo Vania, la ragazza con la passione per il violino, tenuta da parte dal padre adottivo perché priva, a suo dire, di talenti speciali. Non è uno spoiler, è chiaro che non è così e che è destinata a combinare qualcosa, possibilmente un putiferio. Interesserebbe distruggere il mondo. La storia di Umbrella Academy consiste in una serie di plot narrativi fatta di salti temporali, personaggi che agiscono solo nel passato perché morti da tempo, relazioni misteriose, poteri che operano in modo bizzarro, una madre adottiva robotica, saggi mentori scimmieschi, complotti e villain nichilisti che non hanno bisogno di nessun background, sono macchiette dispensatrici di morte e proprio per questo terrificanti, perché rappresentati come forze insensate, volte solo alla distruzione. Tutto lavoro per l'Umbrella Academy, la cui missione sembra essere sempre quella di evitare un periodico appuntamento con la fine del mondo, o rimettere insieme i pezzi di un'apocalisse già consumata. Qualcuno ricorda un certo schiocco di dita? Bazzecole! Questo non è un buon anno per lei, signora Blows. Cerco di mantenere un atteggiamento positivo. Il buon Dio provvede sempre. E quello che cavolo è? Ah, quello è il detonatore nucleare. Il cosa? In questo labirinto narrativo danzano e vivono i disegni di Gabriel Ba, cartonistici e sardonici, che mettono in scena un balletto psichedelico più che una storia di supereroi. E questa la sorpresa di Umbrella Academy. Per quanto le scene di combattimento spettacolari non manchino, sono funzionali a sovvertire ogni canone di un genere, quello supereroistico, in cui si specchiano, ma senza appartenergli del tutto. Il risultato è una girandola fantastica che ruota a un ritmo spiazzante, che se ne infischia delle regole, di rispondere alle domande più scontate e frantuma tempi e personaggi, dimostrando che i supereroi possono ancora essere letti in modi non convenzionali. Dall'adattamento Netflix è opportuno aspettarsi molte libertà. Non potrebbe essere diverso per una serie live action tratta da questo fumetto, difficile da etichettare. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, difendete i vostri sogni e non dimenticate l'ombrello. Noi ci becchiamo, come sempre, in un altro quando. Banff!